Allora, buongiorno ragazzi, adesso vi faccio vedere quello che abbiamo fatto stamattina in classe sulle applicazioni particolari del teorema di Pitagora, quello che avevamo appunto visto. La prima cosa che avevamo visto oggi di queste applicazioni particolari relative al teorema di Pitagora riguardava questa applicazione particolare, il quadrato. Allora, se io prendo un quadrato, vedete ABCD, dove appunto, come tutti i quadrati che si rispettano, i lati sono tutti uguali, e taglio il quadrato con una diagonale, questa qui rossa, DB, adesso io voglio cercare, mediante il teorema di Pitagora, voglio cercare se esiste una relazione tra la diagonale DB e i lati del quadrato. Allora, innanzitutto possiamo dire che quindi la domanda è proprio questa, cioè quello che vogliamo vedere è se esiste una possibile relazione, naturalmente di tipo matematico, tra il lato del quadrato e la sua diagonale, e se c'è, qual è questa relazione logicamente. Allora, innanzitutto possiamo dire che se un quadrato viene diviso dalla sua diagonale, ottengo due triangoli rettangoli isosceli. Allora, i due triangoli rettangoli, vabbè, sono uno è questo, vedete, e l'altro è quello sotto. Allora, sono due triangoli rettangoli isosceli dove i cateti, allora questo è l'angolo retto del primo rettangolo, triangolo rettangolo, scusate, questo è il secondo, è l'angolo retto del secondo triangolo rettangolo, il triangolo rettangolo in questo caso è DAB e l'altro è DBC. Potete osservare che i due cateti di questi triangoli rettangoli sono congruenti, cioè praticamente DC è congruente a CB perché sono i lati del quadrato, e lo stesso discorso, vedete, AD è congruente ad AB. Quindi possiamo dire che questo triangolo rettangolo DAB è un triangolo rettangolo isoscele perché ha i cateti uguali. Logicamente la misura dell'ipotenusa non sarà uguale al cateto. Allora, facciamo per vedere se esiste appunto questa relazione di cui vi dicevo, facciamo un esempio. Allora, consideriamo AB, cioè il lato del quadrato, 5 centimetri. Quindi io ho che questo vale 5 centimetri, ok? 5, e questo vale 5. Adesso, se io voglio trovare 5 centimetri, 5 centimetri, se io adesso voglio trovare il valore della diagonale applicando il teorema di Pitagora, che cosa devo fare? Beh, devo scrivere DB, che è l'ipotenusa del triangolo rettangolo, vedete, DB è dato dalla radice del cateto 1 al quadrato più il cateto 2 al quadrato, ma i due cateti abbiamo detto che sono uguali. Quindi abbiamo 5 al quadrato più 5 al quadrato. La radice di, quindi 25 più 25, la radice di 50. La radice di 50 è un numero irrazionale perché se voi andate a vedere con la vostra calcolatrice è 7,071068 e poi i numeri continuano all'infinito. Ma questo praticamente è il valore della diagonale del quadrato di DB applicando appunto il teorema di Pitagora. Ora però osserviamo una cosa. Riscriviamo DB, vedete qui, uguale alla radice di 5 al quadrato più 5 al quadrato. Ora, 5 al quadrato più 5 al quadrato, che cosa è uguale in realtà? Ma 5 al quadrato più 5 al quadrato è, vedete, due volte 5 al quadrato, ok? Se io scrivo 8 più 8, 8 più 8 è 2 per 8. Se io scrivo 9 più 9, 9 più 9 che cos'è? 2 volte 9, 2 per 9. Se scrivo 5 al quadrato più 5 al quadrato è come scrivere 2 volte 5 al quadrato, cioè 2 per 5 al quadrato. Ora, 2 per 5 al quadrato, vedete, io essendo qui una moltiplicazione, potrei scrivere questa cosa, 2 per 5 al quadrato, in questa maniera, radice di 2 per radice di 5 al quadrato. Cioè, praticamente, essendo, naturalmente questo non potrei farlo con una somma, ma posso farlo con una moltiplicazione. Quindi, quando c'è una moltiplicazione tra appunto i due fattori. Quindi, radice di 2 per radice di 5 al quadrato. Naturalmente, la radice di 5 al quadrato è la radice di 25, che è 5. Io avrei potuto fare più velocemente, semplificare questo quadrato con questa radice e avrei ottenuto questo 5. Ma facciamo le cose con calma, eleviamo al quadrato 5, quindi, scusate che quindi cancello questi due segni, eleviamo al quadrato 5, ok? Eccoli qua, 5 al quadrato diventa 25, avrò radice di 2, questo, radice di 2 per radice di 25, la radice di 25 è 5, ecco che la diagonale del nostro quadrato risulta essere radice di 2 per 5, cioè scritto anche 5
5 radice di 2, naturalmente vige la proprietà commutativa. Quindi possiamo dire da qua, possiamo stabilire una relazione tra il lato del quadrato e la sua diagonale. La diagonale e il lato del quadrato sono legati tra loro dal numero irrazionale radice di 2. Nella formula, vedete, diagonale uguale lato del quadrato per radice di 2 e anche la formula inversa, lato del quadrato uguale diagonale fratto radice di 2. Attenzione, uno potrebbe chiedersi, ma è più giusto scrivere che la diagonale è uguale a 7,071068 bla 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 oppure radice di 2 per 5? Beh, in realtà la scrittura più esatta è questa, vedete, radice di 2 per 5. Perché? Beh, per il semplice fatto che qui io, essendo questo un numero irrazionale, qui le cifre dopo la virgola continuano all'infinito, quindi io potrei anche arrotondare o potrei scrivere, non so, fare un troncamento alla milionesima cifra, ma in ogni caso dovrei scrivere un milione di cifre dopo la virgola e dopo questo milione di cifre ne avrei ancora un'infinità. Perché appunto le cifre vanno all'infinito, quindi è un numero irrazionale. È molto più preciso in questo senso scrivere radice di 2 per 5. E da qui vedete che possiamo, ad esempio, stabilire una, non so, un esempio di problema, ad esempio, eccolo qua, ci può essere il problema in cui noi abbiamo un quadrato che vi do la diagonale è pari a 8 radici di 2 centimetri, vedete? Diagonale uguale a 8 radice di 2 centimetri, cioè un radice di 2 viene considerato proprio come una costante, vedremo poi che questo sistema verrà dotato anche con il pi greco. Quanto vale l'area del quadrato? Allora, quanto vale, la domanda è area. Noi sappiamo che il lato, da questa formula che abbiamo visto, è dato da che cosa? Dalla diagonale fratto la radice di 2, quindi troviamo subito il lato, che è data dalla diagonale, quindi 8 radice di 2, fratto radice di 2. Naturalmente questi 2 vanno via, è uguale a 8. Attenzione, vi faccio notare che se avessi scritto al posto di 8 radice di 2, avessi moltiplicato 8 per il vero valore di radice di 2, avrei ottenuto in ogni caso un valore approssimato. E poi questo valore approssimato si sarebbe ripercosso su questa operazione. Quindi vedete, trovo il lato applicando questa formula qua. Lato uguale diagonale fratto radice di 2, quindi lato 8 radice di 2 fratto radice di 2, 8 centimetri. L'area naturalmente sarà pari a 8 al quadrato, perché 8 per 8, 64 centimetri quadrati. Vi faccio notare una cosa relativamente a quello che abbiamo fatto su questo passaggio qui, che forse a qualcuno non è risultato chiarissimo. Vedete, questo 2 per 5, radice di 2 per radice di 5 al quadrato. Attenzione, guardate, questa è una cosa che io posso fare solo ed esclusivamente se ho una moltiplicazione. Perché? Guardate qui, io ho questa espressione, radice di 3 al quadrato più 5 al quadrato. Attenzione, perché questo è uguale a che cosa? Alla radice di 9 più 25. Quindi è uguale alla radice di 34. Ci siete? Io non ho fatto altro che svolgere i quadrati e poi fare la somma. Io non posso assolutamente fare una cosa di questo genere. 3 al quadrato più radice, vedete, spezzare così le radici. Perché? Perché c'è un più. Infatti, questo cosa verrebbe fuori? Allora, la radice di 3 al quadrato è 3. La radice di 5 al quadrato è 5, quindi 3 più 5 uguale 8, che è molto differente, vedete? È molto differente dalla radice di 34. La radice di 34 non è assolutamente 8. Quindi io questo non lo posso fare quando c'è un più. Ma se ci fosse un per? Se ci fosse un per, sì. Vedete, guardate, se io ho 3 al quadrato per 5 al quadrato, che cosa ho? Ho la radice di praticamente 3 al quadrato, 9, per 5 al quadrato 25 uguale la radice di 225, che è 15, ok? Ma guardate, se io scrivo questa cosa come l'ho fatto prima, allora guardate, se io scrivo, attenzione, radice di 3 al quadrato per 5 al quadrato, lo scrivo così, radice di 3 al quadrato per radice di radice di 5 al quadrato, prendo una gomma piccola, l'ho messo come indice di radice, allora radice di 5 al quadrato, vedete, qui essendoci il per, a differenza di qua che avevo il più,
Posso farla questa operazione, tant'è vero che la radice di 3 al quadrato è 3, per la radice di 5 al quadrato è 5, vedete 3 per 5 mi fa esattamente 15, vedete i due risultati sono gli stessi. Cosa che non è possibile invece fare qua con il più o con il meno. Quindi questa operazione è possibile farla solo quando ho delle moltiplicazioni o delle divisioni. Una cosa importante, quindi, vedete, ritornando qua, io avendo 2 per 5 al quadrato, posso fare radice di 2 per radice di 5 al quadrato, e mentre qui, avendo il più, non avrei potuto farlo.